Ciao a tutti ragazzi, sono Fabrizio della Speedy News, il canale che vi informa sul mondo del lavoro, sulle prestazioni a sostegno del reddito, sulle pensioni e tantissimo altro. Allora ragazzi, ho ascoltato un'intervista di un certo Culzano su Rai News 24, che poi è stato ripreso da varie testate come Open Online, La Repubblica e quant'altro, e che si lamenta del fatto che non si trovano cuochi, camerieri, maître, aiuto cuochi, eccetera eccetera, e che la colpa sarebbe del reddito di cittadinanza, che peraltro, come sappiamo, sarà profondamente riformato e sostituito a breve. Quindi volevo fare alcune considerazioni, insomma, sulle cavolate che sparano certe persone. Quindi seguitemi fino alla fine, mi raccomando. Ma prima, che dovete fare? Like, iscrizione al canale con campanellina, e se potete ragazzi, mi raccomando, abbonamento, sosteneteci, un caffè al mese. Ragazzi, fate, commentate tantissimo questo video, perché quello che vi sto per dire, secondo me, è veramente vergognoso che ci siano ancora persone che si esprimano in questa maniera e diano la colpa al reddito di cittadinanza. Allora, innanzitutto, allora, questa persona, vi dico prima chi è e che cosa dice. Si chiama Aldo Culzano, è il vicepresidente della FIPE Confcommercio, che rappresenta quindi, diciamo, l'industria del turismo, soprattutto per quanto riguarda ristoranti e bar. E la sua affermazione: 140.000 posti di lavoro, ristoranti e bar, ma i giovani vogliono il weekend libero. Il taglio del reddito di cittadinanza stimolerà a darsi da fare. Allora, come al solito, si svegliano, perché queste sono dichiarazioni proprio assurde. Perché innanzitutto io lo conosco benissimo il settore, è pieno di nero, soprattutto al sud, gente pagata veramente con vi ricordate quando eravate giovani, adesso magari chi è giovane non li conosce, i punti Miralanza, no? La raccolta dei puntini che poi ti faceva vincere una saponetta, insomma queste cose qui, ecco, pagano la gente con i punti Miralanza e poi dopo pretendono che lavorano 12 ore al giorno, compreso sabato e domenica. Allora, che cosa dice questo signore? Nelle prossime settimane partirà un road show, mamma mia, tra le principali città italiane, per mettere in contatto le scuole alberghiere e dell'enogastronomia, le agenzie di somministrazione, ripeto, sottolineo le agenzie di somministrazione, perché questi signori non vogliono neanche assumere direttamente, vogliono far sfruttare i lavoratori dalle agenzie interinali, i giovani e i datori di lavoro. Viene intervistato dalla Repubblica e dice che molti con il contratto a tempo indeterminato hanno mollato il lavoro nella ristorazione. Ma vi chiedete il perché? Cioè, ragazzi, ma secondo voi, no? Ma una persona che deve fare il cuoco, lavorare 7 giorni su 7, 12, 13 ore al giorno, è veramente farsi un mazzo tanto, ragazzi, a temperature di 50 gradi che raggiungono la cucina, perché volete risparmiare pure sull'aria condizionata. E ve lo dico, ragazzi, perché conosco decine di persone che stanno in questo settore e mi dicono tutti la stessa cosa. Molti addirittura non vengono pagati in ritardo, non vengono pagati, ci sono i fuori busta, insomma, delle situazioni imbarazzanti. È logico che la gente se ne va, è logico. Cioè, offrite degli stipendi seri, perché questo non è un lavoro che può essere pagato 1.500, ma neanche 2.000. Cominciate a dare 3.000 euro al mese a queste persone che si devono fare un mazzo così, 7 giorni su 7, compreso il sabato, la domenica, in festivi, e vedrete quanta gente vi viene a lavorare al ristorante, ok? Invece questo signore parla di approccio, di mentalità, perché lui ovviamente rappresenta la parte datoriale, rappresenta chi è che eroga il lavoro, che ovviamente vuole risparmiare il più possibile, e parla degli stipendi. Dice sì, è vero che ci sono contratti che vanno al ribasso senza diritti, scatti e permessi,
Quindi bisogna applicare il giusto contratto. Ok, ma tu sei il rappresentante dell'azienda, sei tu che devi dire alle tue aziende di applicare il contratto, non prendertela con il reddito di cittadinanza. O che la gente giustamente non vuole fare un lavoro sottopagato per quegli stipendi, no? Perché poi arrivati a un certo punto molti se ne vanno, no? Giustamente se ne vanno anche a lavorare in altri settori, accettano uno stipendio inferiore perché comunque non lavorano il sabato e la domenica. Ma che discorso è? È logico che lo fanno. E parla degli stipendi, un apprendista 1200 euro al mese, bugia proprio spaziale. Ma chi te le dà 1200 euro al mese come apprendista, un operaio 1400-1500, altra bugia spaziale, e poi anche 1800 o 2000 se si gestisce la sala. Si arriva a un netto per un quarto livello, forse con gli importi lordi, si arriva a un netto per un quarto livello di 1400-1500 euro su 15 mensilità. Ma quando? Ma quando? Non è assolutamente vero, non è assolutamente vero. E poi comunque devi considerare che quegli stipendi li prendi anche a fronte del fatto che devi lavorare sabato, domenica, Natale, Santo Stefano, Capodanno. È logico che la gente non viene a lavorare. Se voi fate un'offerta e questa offerta non è adeguata, la gente non viene. Quindi non è che levando il reddito di cittadinanza risolvete il problema, che la gente non verrà uguale, ok? E oltretutto, chi è che prende il reddito di cittadinanza? Che è pseudo occupabile. Allora io vi dico, ci sono cinquantenni volenterosi che vogliono venire a fare i cuochi. Allora formateli e prendete questi cinquantenni volenterosi, no? Voi volete il giovane, lo volete pagare 1000 euro al mese, magari dandogli una parte in nero. E questa qua è la verità del mercato, la sappiamo, è inutile che raccontate queste cose sui media mainstream per farvi grandi, perché lo sappiamo tutti che non è assolutamente vero. Chi è che non ha un amico che ha lavorato in un bar o nella ristorazione e è stato costretto a scappare via? Quindi ragazzi, ditemi che cosa ne pensate, mi raccomando, ma prima iscrivetevi al canale, campanellina, se potete abbonamento, aiutateci a sostenere questo tipo di informazione, perché queste cose non ha coraggio di dirle nessuno, quindi un caffè al mese ci aiuterebbe tantissimo. Ovviamente tantissimi commenti ragazzi e ci sentiamo al prossimo video. Ciao!